Siamo nella presenza di Dio, cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo in mezzo a noi. Amen. Per fare un'opera, per rinnovarci. Amen. Amen. Per fortificarci. Amen. Per continuare a fare la volontà di Dio. Amen. 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 Per continuare a fare la volontà del Padre. Amen. Quanti vogliono continuare a fare la volontà del Signore? Amen. 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 Gloria al tuo nome, Signore. Questa sera siamo qui per fortificarci. Amen. Nella parola del Signore. Amen. Amen. Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Amen. Alleluia. Diciamo amen. Amen. Alleluia. La parola di Cristo. Alleluia. Perché quando tu dici amen, dai una conferma che quella parola è la verità. Alleluia. Amen. La parola di Cristo è l'unica verità. Amen. È la verità che ci rende liberi. Gloria al tuo nome, Signore. Amen. Che ha spezzato i legami, ha spezzato le catene. Alleluia. Perché la parola del Signore è vivente ed efficace. Amen. Amen. Alleluia. Ed è più affilata di ogni spada a due tagli. Sì, Signore. Amen. Alleluia. Credi che la parola è la spada dello Spirito. Amen. 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 Allora devi andare armato. Alleluia. Alleluia. Amen. Non esiste un credente senza Bibbia, eh? Dio aiutaci. Alleluia. Non esiste un credente senza la conoscenza della Bibbia. Amen. Perché non serve neanche avere la Bibbia sotto il braccio. Devi averla nel cuore. Alleluia. Amen. Devi averla nella mente. Alleluia. E dobbiamo viverla con l'aiuto del Signore. Amen. E dello Spirito Santo. Amen. Perché una delle più grandi opere dello Spirito Santo, dopo la nuova nascita, quanti dite amen? Amen. 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 Dopo la rigenerazione, alleluia, una delle più grandi opere dello Spirito Santo è darci la forza, amen, di vivere la parola. Alleluia. Alleluia. Perché sono quelli che vivono la parola, che mettono in pratica la parola. Alleluia. Che sono facitori della parola. Amen. Bene. Alleluia. Entreranno nel regno dei cieli. Amen. Per quale motivo siamo qui, fratello? Per passare una bella mezz'oretta, per cantare dei bei canti che ci fanno emozionare e poi torniamo alla solita vita. Siamo qua per essere rinnovati dalla parola. Amen. 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 Tutti quanti. Alleluia. Perché la parola, amen, va di là, ma torna qua nella vita. Alleluia. Oh Spirito Santo. La parola prima vale per chi la parla. Alleluia. Perché se noi parliamo ma non viviamo, siamo spariti, siamo persi. Amen. Che Dio abbia misericordia. Amen. Che Dio abbia pietà e che lo Spirito Santo parli alla Chiesa. Amen. La Chiesa siamo noi, come è stato detto, non è un tempio, non è un locale, non è un edificio, la Chiesa sei tu. Alleluia. Se hai ricevuto Cristo, quando hai ricevuto Cristo? Alleluia. 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 Alleluia, ma come dice la Scrittura, non basta ricevere Cristo, dobbiamo camminare con Lui. Amen. Allora, al Signore, perciò è una grande gioia essere qui nella presenza del Signore, nella benedizione di Dio, tra i fratelli e sorelle, nella grazia. Dio fa come vuole, Dio opera come vuole, Dio si serve di chi vuole. Alleluia. Amen. Amen. E io non mi aspettavo di essere qui a condividere la parola, siamo arrivati ieri, io non mi aspettavo questa benedizione. Ma è una benedizione. Amen. Gloria a Dio. Perché io stesso vengo edificato. Alleluia. Alleluia. Tutti abbiamo bisogno di edificarci. Amen. 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 Se noi parliamo qui siamo migliori, non è che siamo più grandi, più colti, siamo speciali, no. Dice siamo tizzoni, alleluia, strappati dal fuoco. Alleluia, amen. Alleluia. E dice il Signore, dopo che avrete fatto queste cose, cosa dobbiamo dire? Servi inutili. Che siamo unti
Amen. Amen. Alleluia. Sii fedele fino alla morte, dice Gesù. Amen. Amen. Dice sii fedele fino a 75 anni, fino a 85, fino a 90, e poi nell'ultimo minuto ti smarrisce il diavolo, ti porta via. No, no, no. Fino alla morte. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Perché morire con Cristo è... Vediamo chi lo dice. Alleluia. È guadagno. È guadagno. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. E solo i veri nati di nuovo hanno capito questa verità. Per noi il vivere Cristo è Cristo il vivere. Amen. Non è il lavoro, eh? Alleluia, non è costruire una bella casa, una bella villa. Che nessuno si offenda. Gloria a Dio se Gesù ti benedice, ti dà una bella casa, un bel lavoro, ma la vita non è quella. Nessun amen, Signore. Amen, amen. Amen, Dio, amen. 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 La vita non è quella. Non è pensare al denaro, al successo, alleluia. E anche al successo ministeriale, perché oggi che Dio abbia pietà della Chiesa, tanti cercano il successo ministeriale. Nessuno mai poi hanno preso il pulpito come una professione, ma vivono nella carne, vivono nell'inganno, nella doppiezza. Ma Dio ci vede, alleluia, su chi poserò lo sguardo, dice il Signore, su colui che è umile. Alleluia, amen. Alleluia. Signore, mi fa con la battaglia, stai su di Macaes, abbi pietà di noi, Signore. Amen, Gesù. Ti prego, aiutaci, aiutami, aiutami con il servizio. Amen. Abbi amato, a rimanere umili, aiutaci, Signore. Alleluia, Cristo. Sei tu il capitano, nessuno è migliore di altro, nessuno è più importante. Sacesela. Sacesela. Sgrida queste opere. Nel nome di Gesù. Signore, ti prego, sgrida di mezzo. Alleluia, gloria a Dio. L'unico grande sei tu. Amen, Gesù. Noi siamo fratelli, noi siamo piccoli, noi siamo servi, inutili. Sacesela. Tutta la gloria va al Re. Amen. Che è morto per noi al Golgota. Amen. Noi che eravamo malvagi, maledetti, nemici di Dio, con le opere malvagie, con i pensieri malvagi, ma in Cristo della gloria. Alleluia. Alleluia, il suo nome santo ha avuto pietà di noi. Amen. Se io sono qui, cari miei, il Signore, è perché Gesù ha avuto pietà di me. Alleluia, gloria a Dio. E se io me lo dimentico, sono perduto. Se io me lo dimentico mi rovino, vado nei guai se mi dimentico che sono qui in piedi per la sua grazia. Gloria a Dio. Per la sua bontà. Amen. Alleluia. Ero un ribelle, un malvagio, un indiavolato, ma Cristo mi ha cambiato. Alleluia. Gloria a Dio. Ma ti credono che Cristo cambia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. E allora perché dici questo è il mio carattere? Io sono fatto così, ma cosa stai dicendo? Non è il tuo carattere quello. Tu devi avere, io devo avere il carattere di Cristo. Amen. Amen. Signore, aiutaci. Amen. Dio, guidaci, Spirito Santo. Amen. Oh, gloria a Dio, che gioia vivere in Cristo. Amen. Non solo dire io vivo per Cristo, ma vivere in Cristo. Amen. Vivere in comunione con Cristo è la gioia più grande. Tutti noi lo sappiamo, almeno quasi tutti, qualcuno ancora no, qualcuno ancora sta vagando, non so dove. Dove c'hai la tua mente questa sera? Dove c'hai la tua mente questa sera? La maggior parte di noi abbiamo capito che senza Cristo c'è solo il vuoto. Amen, gloria a Dio. Amen. Amen. Senza Cristo c'è l'angoscia, la tristezza, la depressione.
la schiavitù, la rovina, l'inganno, l'apparenza, tutto è, dice il predicatore. Cosa dice il predicatore? Vanità. Vanità, vanità delle vanità. Dice lo Spirito Santo. Alleluia, perché gloria a Dio, ascoltami questa sera. È lo Spirito Santo che parla. Alleluia. Tramite un vaso di terra. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Non è che ti devi gonfiare perché dici dalle parole, o che io mi devo gonfiare, no, che il Signore ci aiuti a passarci, perché il predicatore non è niente, è lo Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. È lui tutto. Amen. Amen. Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Alleluia. Non possiamo fare nulla senza di lui, cari della grazia. Oh meraviglioso Cristo, e beati quelli che hanno capito il valore della presenza di Dio. Alleluia. Quando tu e io, alleluia, capiamo il valore della presenza di Dio, tutto il resto diventa tanta spazzatura. Amen. Spazzatura. Dio ti benedica. Tanta spazzatura. Amen. Tanta roba da lasciare. Lascia tutto. Per piacere a Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Perché c'è un premio, alleluia, della superna vocazione. C'è una vita eterna. Gloria. Alleluia. Di gloria a Dio. Almeno. Gloria a Dio. Alleluia. Di gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Alleluia. Che quando tu dai gloria a Dio si accende un fuoco. Amen. E si accende un fuoco dentro. Gloria a Dio. Quando dai gloria a Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Santo e eterno, alleluia. Amen. Abbiamo la corona della vita. Alleluia. Amen. Amen. Abbiamo la più grande benedizione, che vedremo Gesù, mio Dio, come Egli è. Alleluia. Gloria a Dio. Chi ha questa speranza in Lui, dice, non sarà deluso. Si purifica come Egli è puro. Amen. Gesù tornerà per una chiesa che si sta purificando. Amen. Amen. Alleluia. Che sta vivendo nella purezza attraverso la forza dello Spirito Santo. Alleluia. Amen. Amen. Perché non è la tua forza. Noi siamo miseri e poveri. È scritto. Ma poi continua: l'Eterno si prenderà cura di me. Alleluia. Io sono misero e povero. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Amen. Gloria a Dio. Il Signore continua a operare. Amen. A modellarci, a trasformarci. Amen. Ad abbassarci se c'è bisogno. Amen. Amen. Ogni giorno, guardate, il più grande profeta, altro che pastore. Dio di altro che candidato, permettetemi, nessuno si arrabbia, altro che candidato, perché oggi sono i candidati. No, io sono un candidato. Ma sei un servo di Dio? Sei un umile uomo di Dio? Un discepolo di Cristo? Alleluia. Amen. Amen. Stiamo rinunciando a noi stessi? Cristo vive? Stiamo prendendo la croce, alleluia, seguendo in Cristo. Alleluia. No, che dici sono un candidato? Lasciamo i candidati alla politica, qual regno di Dio? Alleluia. Pochi a me ma sentiamo. Alleluia. Il regno di Dio. Amen. È lui il capo, è lui il re, il principe supremo. Alleluia. Il pastore dei pastori. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. È lui, è lui. E io vi dico veramente col cuore, se io sono qui questa sera, io non lo merito. Gloria a Dio. Perché io ero un evangelico ribelle, ero un figlio di evangelici, ero cresciuto da piccolo nella chiesa evangelica, avevo zii pastori, cugini predicatori, cugini missionari, ma questo qua che mi parla era una pecora nera della famiglia. Ma oggi sono qui per la grazia.
gloria a Dio. È la sua gloria. Grido qui se Dio mi guida, se non sto zitto, e grido fuori a lui. Gloria a Dio. Amen. È la sua gloria, perché questo qua che mi parla era un morto che camminava. Era un morto. Un depresso, un angosciato, viveva nelle paure, nelle fobie di ogni genere. La mia mente, quella mente vecchia, era distrutta. Ci voleva solo un miracolo dell'Eterno. Alleluia. I miei zii, cugini mi parlavano, mi entrava qua, mi usciva di là. Perché il nemico delle anime, che il Signore lo scrivi, potete dire amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. 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 Colui che ha scelto Gerusalemme lo scrivi. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Amen. Che il Signore scrivi le opere del diavolo. Amen. La mia mente, quella vecchia, era bombardata dai dardi del diavolo. Avevo odio verso i pastori, i miei zii, parenti, cugini, eccetera. Il mio cuore era incatenato dall'amarezza. Caro che sei qui, caro che sei qui, stai attento, stiamo attenti all'amarezza, la mancanza di perdono, i risentimenti. No, quello lì va bene, caro fratello, però non lo posso salutare questa sera con me. Amen. Chiedi perdono al Re dei Re. Alleluia. Non possiamo avere queste cose nel cuore. Amen. Non possiamo, un vero figlio di Dio, una vera figlia, e quanto più un vero servo di Cristo, non possiamo, amen, avere rancore, invidia, no? Che tu predichi meglio, che tu c'hai più unzione, tu canti meglio, tu suoni meglio. No, non lasciamo queste cose al mondo. Alleluia. Alle opere del diavolo, che l'Eterno lo cacci via. Alleluia. Amen. Amen. Noi dobbiamo essere un solo corpo. Io sono qua. Amen. Sento amore per i fratelli. Amen. Gloria a Dio. Non mi importa quello che il diavolo vuole mettere nella mente. Io riconosco un fratello, un servo di Dio. Gloria a Dio. Possiamo unirci. Non c'è. Gloria a Dio. Alleluia. Ma alcuni non hanno questo pensiero. Gloria al Dio. Dio mi ha detto. Alcuni non hanno questo pensiero. Ma chi è questo? Da dove è arrivato? Da dove? Dio fa quello che vuole. Gloria a Dio, amen. Io mica volevo essere qui questa sera. Alleluia, caro servo dell'Eterno. Mica volevo stare qua. Ma si faccia la volontà del Padre. Alleluia. Del Figlio. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Gli unitari stanno facendo. Gli unitari, quelli che negano la realtà, Dio Padre, Figlio Spirito. Attenzione, li adescano lì nelle reti sociali con quelle trappole lì delle dottrine. Solo Gesù. Solo Gesù, attenzione. Negano il Padre e lo Spirito Santo. Io non so perché dico questo. Noi dobbiamo fare la volontà del Padre. Amen. Del Figlio. Amen. E dello Spirito. Alleluia. E un solo Dio benedetto io. Amen. Dio ci ha fatto incontrare un caro fratello giù nel Marche per pregare insieme nella semplicità di una cara sorella. Noi crediamo che Dio può fare un miracolo. Amen. Come è stato detto stasera. Amen. Abbiamo bisogno, ma io ho bisogno di un miracolo. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Il Signore conosce i nostri bisogni. Amen. Ma ti voglio ricordare, cerca prima di tutto il regno di Dio. Amen. La sua giustizia. Alleluia. Alleluia. E tutto il resto ci sarà dato. Amen. Sopraggiunto, il Signore afferrerà di là. Amen. Di quello che tu immagini. Alleluia. Alleluia. Ed è una gioia essere qui, fratello. Al di là di qualunque ostacolo, difficoltà, negatività, io sento una gioia di stare. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Sento una unità, una fratellanza. Amen, gloria a Dio. Amen. Amen. La cultura, il colore della pelle, la denominazione, queste cose. Ma in Cristo, dice, in Cristo. Amen. Alleluia, non c'è più greco né
su di lui. Amen, gloria a Dio. Non c'è più la povertà milanese, né rom né sinto. Alleluia. Amen. Gli africani, né russo, né svedese, ma siamo tutti uno. Amen. In Cristo Gesù. Amen. Quelli che sono nati dall'alto. Alleluia. Dallo Spirito di Dio. Noi siamo nella gioia di essere qua. Alleluia, condividere nell'amore di Dio una parola. Amen. Amen. E voglio leggere insieme a voi. Amen. Nel nome del Signore. Amen. Malachia, in questi preziosi minuti che Dio ci concede. Alleluia. Gloria a Gesù, capitolo 4. Malachia, alleluia, nel nome del Signore, gloria. Grazie Signore, alleluia. In Malachia 4 vogliamo leggere per la gloria di Dio dal verso 1. Amen. Ce l'abbiamo, fratelli. Amen, amen. Amen. Dice così la parola del Signore. Alleluia. Poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e quelli che operano empiamente saranno come stoppia. E poi dice: e il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciare loro né radice né ramo. Ma, poi dice il Signore, ma per voi, alleluia, alleluia. Figlia di Sion, alleluia. Ma per voi che temete il mio nome, alleluia, dice il Signore, sorgerà, alleluia, il sole della giustizia. Amen. Gloria a Gesù. Con la guarigione nelle sue ali. Alleluia. E voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Amen. Dice l'Eterno, e calpesterete gli empi, che saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice l'Eterno degli eserciti. Amen. Amen. Beati coloro che credono questa parola. Alleluia. E che vivono, alleluia, la loro vita qui in virtù di questa parola. Amen. Che vivono, alleluia, in sottomissione, in ubbidienza alla parola di Cristo. Amen. Che vivono mettendo in pratica la parola. Amen. Tramite la forza che ci dà lo Spirito Santo. Alleluia. La comunione con Dio. Amen. La preghiera. Amen. La consacrazione. Alleluia. Amen. Amen. Una vita, amen, appartata dal mondo. Alleluia. Una vita separata dalle cose del mondo. Gloria a Dio. Dai falsi piaceri, dai falsi divertimenti, dagli inganni di questa terra. Alleluia. Perché tutto, dice la Bibbia, pure nel Nuovo Testamento, qua siamo nell'Antico Testamento, ma noi siamo anche al Nuovo. Amen. Alleluia. Amen. Oggi tanti predicano una Bibbia a metà, predicano l'Antico ma non vogliono il Nuovo. Poi ci sono quelli che vogliono il Nuovo ma l'Antico lo mettono da parte. No, tutta la scrittura, benedetto il Signore, è ispirata da Dio, dallo Spirito di Dio, ed è utile a insegnare, a correggere, a riprendere, a esortare, alleluia, l'uomo di Dio, finché l'uomo di Dio sia ripienamente fornito. Amen. È pronto per ogni opera. Amen. Amen. Noi dobbiamo essere pronti, con l'aiuto di Gesù, perché il Signore ti può chiamare oggi. Amen. Alleluia. Il Signore ci può chiamare oggi. Alleluia. Non avere paura, non sto parlando di che ti chiama
Gesù gli toccò lì il punto che aveva, e giovane ricco andò via, misericordia. Non facciamo come il giovane ricco, non facciamo come Dema, che Dio ci liberi dall'inganno del mondo. Dema, diceva l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, avendo amato il mondo presente, mi ha lasciato, andato a Tessalonica, è andato nella città dei piaceri, dei divertimenti, lasciò il ministero. Attenzione, servi di Dio, fratelli giovani, se Dio ha parlato con te, non facciamo come te. Gloria a Dio. Oppure c'è un altro, Archippo, chi è che se lo ricorda? Gli disse il servo di Dio, Paolo, ispirato da Dio, ricordate all'Archippo che ha una chiamata. Amen. Ricordate all'Archippo che ha un ministerio. Amen. E tutta la Chiesa, il corpo di Cristo, non solo i servi, i ministri, i predicatori, no. Tutta la Chiesa ha il ministero. Alleluia. Amen. Di adorare. Amen. Te amico Amen. Amen. In spirito e in verità. Amen. Tu sarai il ministero, ma non di pastoressa. Gesù, libera. E oggi ci sono le profetesse, le pastoresse, che vogliono profetizzare solo delle Jezabel truccate, vanitose, con i pantaloni attaccati, sensuali, minigonne, donne che non hanno il timore di Dio, e vogliono profetizzare, vogliono predicare, vogliono fare le evangeliste. No, tu ti devi convertire. Alleluia. Amen. Se qualcuno ascolterà, Amen. Abbiamo il ministero della riconciliazione. Alleluia. Amen. Di portare per la grazia di Dio l'Evangelo nel mondo. Amen. Ma oggi invece è il mondo che entra nella Chiesa. Misericordia, Signore. Balletti, ci manca che mettono il cinema, mettono i film in una comunità. Chiudevano quando c'era il mondiale. No, stasera abbiamo un culto prima, dobbiamo finire prima, facciamo una preghierina perché gioca l'Italia, che Dio liberi! Alleluia! Gloria al Signore! Non puoi cambiare Dio per un piacere mondano, l'idolo del calcio, l'idolo del pallone, anche se nessuno dice me. Alleluia! Perché c'è l'idolo del pallone! Gloria a Dio, che il Signore dia pietà! Alleluia! E Dio, sapete che mi ha fatto capire, fratelli? Non perché io sia migliore, sono colpa. Condividete, stadi, condivisione. Stadi, non so perché dico questo. Gli stadi sono dei templi di Baal moderni. Adorano gli uomini, adorano i calciatori, adorano la squadra. Io ho la mia squadra del cuore. Io ho la mia squadra preferita. E alcuni gridano più per un gol che per Gesù Cristo. Vergogna. Alleluia. Vergogna. Gesù ci liberi. Alleluia. Alcuni gridano più per il pallone che per Dio. Alleluia. Alleluia. Gli ebrei sono lì appassionati, sono zelanti nel calcio. Cioè, ci sono persone infuocate in una partita. Gridano, saltano e quando fanno gol dicono alleluia. Gloria a Dio, dicono quando fanno gol. E il diavolo lì che... Amen, dice il diavolo, che Dio lo spirito. Fratelli, attenzione. Cioè, sono zelanti per una cosa mondana, ma per Dio, lo dice la Bibbia, sono tiepidi. Amen. Sono tiepidi per le cose di Dio. Ti vergogni di parlare di Gesù al vicino, al parente, allo zio, alla persona che vai al lavoro, vai a scuola, hai timidezza, sei tiepido, ma quando c'è la partita diventi infuocato. Quello è un fuoco strano. Sono idoli, fratelli, perché guardate, scusate che apro questa parentesi. Nel calcio c'è una forma di idolatria.
accorgere alle TV, ma non sei capace di aiutare un povero, un servo di Dio o un'evangelizzazione. Gloria a Dio. Amen. La Bibbia. È perché la Bibbia è troppo cara. No, no, la Bibbia costa 30, 40, 50 euro. E l'abbonamento di Sky, l'abbonamento della TV ipocrita. E quello non è caro. Che nessuno si offenda. Sto parlando in generale nel nome del Signore. Alleluia. Cioè le cose del mondo non sono care, però una Bibbia da 50 euro non te la vuoi comprare. Però l'abbonamento, i film, i telefilm, le telenovelas, i cinema, le musiche, quello è, quello vabbè, quello non costa tanto, gli abiti filmati. Mio Dio, Signore, speriamo che finisca presto questo predicatore. Speriamo che finisca. Ma se io finisco, lo Spirito Santo continuerà a parlare. Amen, alleluia, gloria a Dio. Alleluia! Gloria al Signore! Alleluia! Anche se l'uomo tace, parleranno le pietre. Amen. Parleranno le sedie, parlerà qualunque cosa. Dio è il Dio della gloria, l'onnipotente, è il Dio onnisciente. Amen. Vivente, ti parlerà in un sogno. Amen. La mia moglie, Dio gli ha parlato. Lei, la vecchia persona, era una donna vanitosa, vanitosissima, esageratamente. In Brasile, guardate, lasciate stare. In Brasile non se ne parla, sono le donne più vanitose, sensuali, provocanti della faccia della terra. Se tu vai in Brasile, devi andare con tre armature di Dio. Tre armature di Dio. Quella del Padre, del Figlio e dello Spirito. Perché lì ci sono demoni di adulterio, di fornicazione, di samba, di tutto e di più. E questa donna che adesso è la donna di Dio era una che parlava samba. Io devo testimoniare, se no testimonia lui. E lei, gloria del Signore, perdona. Se no testimonia lei. Ballava samba, era vanitosa, trucchi, vestiti, minigonne, cose terribili, trucchi, e lei aveva la mania di disegnarsi quale, come si chiama, le sopracciglia, se le rasava e se le disegnava. Ai ai ai. Ma il Signore. E sapete, per la grazia di Dio io pregavo, mi umiliavo, dicevo Signore fammi capire. Parlo diversi anni fa. Signore aiutala, con amore le insegnavo la parola. Che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Gesù, il tuo corpo, il mio, è il tempio di Dio. Amen. Non puoi vestirti come una mondana, no? Andare in giro come una mondana che gli uomini ti guardano e tu sei la serva, l'evangelica. Alleluia. E gli uomini se ti guardano, cara sorella, e anche uomini, anche noi dobbiamo stare attenti, se una mondana ti guarda, un mondano ti guarda, ti desidera, ha già commesso adulterio nel suo cuore, ti desidera, ma la colpa è anche tua, che hai mancato di saggezza, hai mancato di timore di Dio, hai mancato di quella santificazione nel corpo, nel vestire. E possiamo cadere nella carne. Oggi questo che vi sto dicendo, quasi nessuno lo vuole dire. Quasi nessuno lo vuole dire. Ma lo Spirito Santo deve aprire la bocca di qualcuno. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Al Signore, al Cristo della gloria. Amen. Gloria a Gesù. Amen. Amen. Questa donna che adesso Dio ha trasformato, si disegnava le sopracciglia. Una sera lei era allo specchio e si guardava, si disegnava e Dio gli ha aperto gli occhi dello spirito.
E Dio gli ha fatto vedere, non so se ci crederete, ma è la verità. Dio gli ha fatto vedere come due serpenti che si muovevano qui. Come due serpenti. E gloria a Dio, questa donna ha detto: Signore, perdonami, perdonami, liberami. E ha buttato via tutto. Alleluia. Perché Dio ci ha dato una bellezza naturale. Alleluia. Ad alcuni di più, ad altri di meno. Di me. Sono quelli più belli. Signore, aiutaci, ma noi dobbiamo vedere con gli occhi spirituali. Internamente. Amen. Ma noi abbiamo una bellezza naturale, caro servo. Amen. Soprattutto in Cristo c'è la bellezza della santità. Amen. La bellezza dello Spirito, la bellezza dell'amore di Dio. Amen. L'amore di Dio. Amen. Che non è solo parole. L'amore di Dio dice: non fa il male al prossimo. L'amore di Dio, amen, ti porta a ubbidire alla parola di Cristo. Amen. Gesù disse: se voi mi amate, osserverete la mia parola. L'amore di Cristo ti porta a perdonare chi ti offende. Amen. Cioè, se io sono una nuova creatura in Cristo, e grazie a Dio lo sono, perché ho una certezza. Alleluia. Ho una certezza. Ha detto un servo: la fede è certezza. Amen. Amen. Alleluia. Oh, ma oggi ci sono cristiani che hanno un problema spirituale, vanno dallo psicologo. Ci sono chiese che quando c'è un indemoniato chiamano i vigili. Cioè, in America una volta dei pastori hanno chiamato i pompieri che c'era un indemoniato che si manifesta. E dov'è la potenza? Dove l'autorità è lì? Cristo è cambiato? No, fratello, siamo noi che cambiamo. Amen. Ma noi vogliamo stare nella parola. Amen. Nella verità, nella Amen. Sana dottrina biblica, dello Spirito Santo. Alleluia. Amen. Amen. E questa donna, che adesso è una donna di Dio, grazie al Signore, anche in quel periodo era una figlia di Dio, però doveva crescere nella santificazione. Alleluia. Che la vera santificazione è spirito, anima e corpo. Amen. Alleluia. Prima Tessalonicesi 5:23, che alcuni nelle Bibbie hanno tolto il versetto, non lo leggono mai quel versetto, lo evitano, dice: il Dio della pace. Alleluia. Shalom. Yeshua, il Dio della pace, vi santifichi Egli stesso. Amen. E l'intero vostro spirito, anima e corpo Amen. Siano ritrovati irreprensibili per la venuta del Signore Gesù Cristo. Amen. E sorelle, noi dobbiamo crescere nella santificazione. Amen. 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 Siamo d'accordo. Alleluia. Io non posso venire qui a predicare con l'orecchino, se no che servo sono? Servo di Baal. Vengo qui a predicare, non so, in un modo sgangherato. È vero che Dio non guarda, diciamo, solo l'apparenza, Dio guarda il cuore, cuore. Però quello che c'è fuori riflette quello che c'è dentro. Amen. Quello che c'è dentro si deve vedere fuori. Amen. Alleluia. Amen. Anche se oggi tanti non predicano più questa parte della sana dottrina, ma Dio sta suscitando uomini che la predicano. Alleluia. Nel mondo intero, perché, cari ragazzi, Gesù sta per ritornare. Amen. Come dice qui, a prendere un popolo che lo ama. Amen. 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 A prendere un po', pensavo che mi diceva di finire. Perché ci sono chiese, amen, Dio ti benedica, servo del Signore. Ci sono chiese dove ti danno un bigliettino, tra 5 minuti devi finire, e non lasciano operare lo Spirito Santo, perché hanno messo degli schemi umani. La loro guida non è più lo Spirito Santo, è l'orologio. I programmi umani che ci facciamo. Bravo. Che Dio ci liberi, fratello. Amen, amen, gloria a Dio. Nella Chiesa antica
stavano ore e ore nella presenza. Alleluia. Paolo una volta iniziò il discorso a un orario, finì a mezzanotte e uno si addormentò nella finestra e cade giù, e cade giù. E ti dico, che Dio abbia detto. E poi dice che protrasse il discorso fino all'alba. Gloria a Dio. Amen. Cioè oggi pochi vogliono stare tutta la notte nella parola, nella preghiera. Non ci sono più notti di preghiera veglie come in altre nazioni, in Romania, Sud America, vedere chiese del Signore fanno notti di preghiera. Alleluia. Che Dio ci aiuti. Amen. Anche noi. Però quando eravamo prima le notti in discoteca, lì, guarda, lì ti mancavano le ore. Ti mancava il tempo per fare divertirti, per ballare, saltare come un pazzo. Ma qua no, il culto, la riunione, fratello, sai, noi siamo abituati, deve finire alle 8:30. E se lo Spirito Santo vuole continuare a benedirci, amen. Gloria a Dio. Il Signore ci aiuti. Amen. Perché è la realtà, fratelli. Io non voglio criticare nessuno, Dio lo sa, ma ci sono comunità dove hanno un rito ecclesiastico che veramente lo Spirito Santo l'hanno spento, ma la Bibbia dice non spegnete lo Spirito. Alleluia. Ma loro l'hanno spento perché hanno l'orologio che li comanda, hanno i figli che li comandano, hanno la moglie che li comanda. No, non stare troppo a predicare, perché se no io devo andare, sai, a vedere la mia TV, devo andare a mangiare, cioè è lo Spirito Santo che deve comandare. Amen. Amen. È lo Spirito Santo, alleluia. Amen. È il Signore che deve comandare le nostre vite. Amen. È il Signore, noi non possiamo avere i nostri schemi. Gloria a Gesù. Amen. Per la grazia di Dio io ho imparato a dipendere da Lui. Io non voglio gli schemi. Amen. Perché gli schemi, fratelli, ci soffocano, ci spengono, ci fanno diventare religiosi e tiepidi solo di apparenza. Amen. Come il Signore disse a un angelo della chiesa: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Sì, tu batteria. Puoi cantare bene, puoi conoscere la vita a memoria, puoi predicare delle parole, ma sei morto. Allora che Dio ci aiuti, fratello. Amen. A ritornare a vivere. Amen. Ascoltate. A ritornare a vivere nel timore del Signore. Amen. O continuare a vivere nel timore del Signore. Amen. Se tu stai vivendo nel timore del Signore, continua a vivere. Amen. Non credi che